La casa perfetta per Gio Ponti è quella che ci arresta sulla soglia aperta, intimiditi dal suo segreto umano e dalla sua bellezza architettonica. È la casa all'italiana, anche a Caracas e a Teheran. Ponti disegna tutto, dentro e fuori, ogni dettaglio. E poi ci sono le sue case, via Randaccio, via Brin e via Dezza. Case manifesto, dove vivere alla Ponti, con la moglie Giulia e i figli, Giovanna, Lisa, Letizia e Giulio. Vivevamo alla Ponti. Cos'era un vivere alla Ponti? Lei mi domanda questo. E loro ricevevano moltissimo. C'era una continua presenza di artisti, pittori, critici. E noi bambine non eravamo importanti, razzolavamo lì. Ah, una cosa bella che aveva inventato Gio Ponti era che non ci fosse la sala da pranzo, no? In cui si va in sala da pranzo e c'è il tavolo con tutte le sedie intorno. Che nell'ambiente grande c'è un tavolo dove si può mangiare, un po' basso, circondato non da sedie ma da poltrone, per cui si può continuare a parlare, a stare lì, levati i piatti si tirano fuori i libri, i disegni. Ma dunque, la casa era bellissima, se vogliamo, e soprattutto questi colori suoi, giallo e oro, e il pavimento di melotti a bande, che era poi un motivo ripreso nel soffitto, poi tutte le schermature, le motherfold, tutto questo creava uno spazio che sembrava illimitato ed era un appartamento di 110 o 108 metri quadri. I colori portavano dentro la luce in una maniera molto diversa dalle normali case milanesi. Era estremamente solatia, quasi marina, come dire, atmosfera di luce. Non le cose milanesi o la casa dei nonni che aveva le finestre verticali, serie, spesso chiuse. Spazio continuo e fluido, la casa di Via Dezza contiene tutte le invenzioni di Ponti.